La grandezza della vita sta in noi e noi siamo due amanti senza eguali, siamo due viventi inimitabili, uniti nella vita e nella morte. I conflitti presenti in Antonio Grappadro sono numerosi, conflitti ma anche relazioni che si sviluppano nel corso del testo e dello spettacolo. In realtà sono quasi tutti binomi, perché appunto dai due protagonisti, Antonio e Cleopatra, che però più che un conflitto è un viaggio lungo, anche profondo, no? Misterioso, estremo, chiassoso, sacro. Quindi lì contiene tutto quella loro relazione. Poi c'è la relazione tra Antonio e Cesare e Ottaviano, che è una relazione politica, che però si sviluppa soprattutto su due cardini, che sono quelli di ordine e disordine, che vuol dire anche qualcosa in più, forse più che ordine e disordine, come lo intende Cesare Ottaviano e come sarà poi nella sua versione di Augusto, e Oriente e Occidente. Se domani tornerò dal campo a baciare ancora una volta le tue labbra, sarò un'apparizione di sangue. Io e la mia spada saremo ricordati nella storia. Nella chiave metateatrale, Antonio e Cleopatra, sì, sono due grandi attori. Una diva, diciamo, è un attore più anziano che fa un po' l'istrione. È un po' il buffone di Cleopatra, sostanzialmente, fin quando le cose lo consentono. Ma perché in Shakespeare, non solo in Antonio e Cleopatra, qui è molto evidente. C'è molto questo aspetto metateatrale, per cui i personaggi si rivolgono proprio al pubblico, dichiarando che quell'altro sta recitando male, no? Cleopatra dice no, ma lo può fare meglio, vedrete. E allora Mistica fa lo diversamente, no? Oppure dice che eccellente attore, no? Sono modi di dire che però Shakespeare usa in qualche modo per catalizzare l'attenzione. D'altra parte Antonio è l'istrione per eccellenza, no? Quello che fa il discorso poi sulla morte di Giulio Cesare. E Cleopatra anche continua, perché poi, oltretutto, a Cleopatra Shakespeare affida molti stili, è una varietà infinita di stili, quindi per un'attrice credo che sia una goduria, però ci vuole un'attrice bravissima come Anna Della Rosa, perché altrimenti non si riesce a fare quello, perché è comica, è tragica, è appassionata, è strategica, è fragile, è molto complicato, è un personaggio che si staglia in maniera molto complessa. Mentre Antonio, insomma, è più lui, insomma, è un pochino più semplice, però non è, come molti credono, una tinca, come si dice nel genere teatrale, in gergo teatrale, no? La tinca è quel pesce che sta di poco. E invece, secondo me, c'è interessante Antonio, perché è un uomo in disfacimento, ma che conserva una grandissima energia vitale, cioè sceglie la vitalità dentro di sé, è un fuoco con cui si consuma, è molto interessante. Domani, soldato, combatterò per terra e per mare, o vivrò o farò fare un bagno di sangue al mio onore. Io e Nadia Fusini abbiamo riscritto il testo, riscritto nel senso che quando poi lo porti in un'epoca così distante come la nostra rispetto a quella di Shakespeare, lo devi riscrivere, però è tutto Shakespeare. È una specie di lavoro di archeologia, di restaurazione, come quando in un quadro magari del Rinascimento vedi che è tutto opaco e poi improvvisamente, se lo restauri, riscopri i colori di cui non ti eri mai accorto. Un po' è quello che è accaduto in Antonio e Cleopatra. Da una parte questo e dall'altra il tempo, il ritmo, che è importantissimo, perché lui va, Shakespeare va a tempo. Sono tutti blank verse, il 90% del testo è così, sono versi magnifici, altissimi, ma che devono andare a tempo, un po' come le parole delle canzoni, perché sennò non funzionano. L'ordine non vince sul caos, perché Antonio e Cleopatra sono due personaggi imprendibili. Anche la morte non riesce, come ho scritto da qualche parte, a contenerli. E quindi Cesare Ottaviano alla fine è costretto a dare loro una sepoltura comune, che era quello a cui loro auspicavano probabilmente, sepoltura che già Cleopatra si era fatta costruire in precedenza, come tutti i grandi della Terra, ed è costretto a farli onorare dal popolo, ma loro sono invincibili, nel senso che si affidano a qualcosa di immateriale, no? Come l'eros, come una libertà, un fuoco interiore. Posso sferrare il mio colpo adesso. Adesso, eros. Ecco, lo faccio. Così sfuggo al dolore.